Nervosa e appassionante. Inter obbligatoriamente senza Vieri, perché un attaccante almeno col Newcastle sembra opportuno. Guidolin lascia Signori in panca, c'è Locatelli in appoggio a Cruz, unica punta. L'Inter perde Materazzi dopo 5 minuti appena, al suo posto Gamarra. La prima volta che i nerazzurri mettono il naso fuori, fanno malissimo al Bologna. Punizione stratosferica dell'uruguaggio. In casi come questi ci si toglie il cappello e basta. Chi pensa che il Bologna sia già cotto sbaglia di grosso. Rossoblù corti e veloci. Vanoli inventa cross a ripetizione che imbarazzano la difesa di Cooper. 18esimo, Bologna in 10. Brutto fallo di Nervo ai danni di Emre, intervento in ritardo e scomposto. Rosso sacrosanto. Il Bologna riparte a testa bassa, 23esimo, fa tutto Cruz. Duello aereo vittorioso e gran destro nell'angolo. 1-1. Emre e Javier Zanetti, i nerazzurri che tengono in piedi l'intera baracca. Al 40esimo Di Biagio sciupa pallone invitante. Ripresa Coco per Gamarra, ma altre due palle gol colorate di rossoblù. Il volto di Cooper, una maschera di tensione. Il Bologna ha il fiato corto nell'ultimo quarto d'ora. Cooper getta nella mischia anche con Seisao. Minuto 39, difesa del Bologna in apnea. Il rinvio di testa di Pagliuca capita sul piede giusto interista. E il Cino fa ancora bingo e cancella tutte le pecche di un Inter vincente ma non convincente. Durissimo è stato, però i tre punti è lo più importante di oggi. Questo, ripeto, è importante perché alza un po' la morale della squadra. Siamo usciti di una sconfitta dura e questo è importante per la, diciamo, per la, lo stato psicologico della squadra. Conta vincere nel calcio, nello sport. E oggi noi usciamo amareggiati e delusi. Non della prestazione della squadra, è stata straordinaria, ma da un risultato che ci beffa, perché non abbiamo preso neanche un tiro in porta e abbiamo perso la partita. Purtroppo abbiamo sofferto, meno male che siamo riusciti a vincere comunque. Per ora l'Inter è risalita di nuovo in classifica a pari della Juventus. Ma sì, ma noi, cioè, il campionato non è che si decideva a Torino. Invece dopo che abbiamo perso ci sono arrivate troppe critiche, secondo me un po' troppe esagerate. Quando fino a prima della partita eravamo una squadra che poteva vincere lo scudetto, invece abbiamo perso una partita e sembra che siamo la squadra più scarsa. Invece, come vedi, pensa che domani, metti che domani la Juve non riesce a vincere, siamo lì di nuovo primi, per cui è un po' ingiusto per il calcio così. Dobbiamo prendere un po' di esperienza di tutto quello che ci succede e migliorare sicuramente. Ultima cosa, Almeazza martedì sera contro il Newcastle, per i tuoi compagni un altro importante appuntamento della stagione per l'Inter. Sì, sì, sicuramente questa settimana si è detto che avevamo due partite importantissime. Una siamo riusciti a portarla a casa, mi auguro col cuore perché veramente dopo quello che ci è successo a me, particolarmente a Barcellona, mi auguro che possiamo qualificarci e continuare avanti in Coppa dei Campioni. Grazie.